L'esame di oggi, per tranquillizzarla, sarà un esame assolutamente indolore, anzi potrebbe essere, perché no, rilassante. Le chiedo solo ovviamente la sua completa, più completa attenzione e concentrazione. Bene, allora adesso come primo step io devo controllare la sua vista, ovviamente, come messa. Chiedo di dirmi questa lettera, che cos'è? Questa riga? Questa? Ok, andiamo un po', riesci a leggermi questa? Molto bene, riesci a leggermi anche quella sotto? Circa 10 decimi, 9 e mezzo. Adesso le chiedo di coprirsi un occhio. Benissimo, così riguardo un attimo quest'ultima riga e mi ripeta quello che vede. Benissimo. Ok, si copre l'altro. L'errore di prima in 10 decimi, in 1 sarà 9,5. A me interessava comunque capire in generale come andava la vista. Questo non stiamo facendo un esame per mettere i lenti agli occhiali, semplicemente devo capire il livello, d'accordo? E sì, magari la mancanza molto forte di alcuni decimi possa aver causato alcuni dei suoi sintomi. Questa è la griglia di Amsler e
è molto semplice l'esercizio, deve semplicemente guardare qui questo puntino e concentrarsi qui. E mi deve dire sì, guardando esattamente in questo punto le righe le risultano dritte o storte. Chiuso, benissimo. Ok. Ancora. Dritte o storte? Dritte o storte? Molto bene. E l'altro? Storte. Benissimo. Allora, dopo lo compilo. Anche questo esame è superato. Molto bene. Adesso andiamo a fare un esame appunto per i sintomi che presentava, ok? Quindi qui abbiamo dei numeri, diciamo, di un certo colore e lo sfondo di un altro colore. Da qui capiremo un attimo se riesce a distinguere o meno bene i colori. Quindi cominciamo. Questo come va? D'accordo. Questo è di prova, quindi anche le persone che hanno difficoltà a distinguere i colori riescono a superare questo step. È sempre fondamentale avere una prova. Adesso le chiedo di chiudere un occhio. Ok, bene. Cominciamo. Bene, 4 e 5. Ok. Esatto, un 1. Va bene, va bene. Non c'è problema. Adesso le chiedo di aprire. Riesci a vedermi il 12? Bene. Okay.
gli ultimi. Un bel lotto. Bene, abbiamo finito anche con questo esercizio. Io direi che a parte qualcosina che adesso mi segno, è tutto a posto. Magari in un altro momento potremmo fare anche degli esami un pochino più specifici. Adesso spegniamo le luci e faccio la stessa cosa. Bene. Allora, ancora io voglio osservare la reattività delle sue riaccendiamo la luce. Bene, adesso rifaccio lo stesso esercizio con la luce accesa. Ripeto, guardi, può guardare anche il mio naso, ad esempio. Bene, sempre il mio naso, luce, 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 luce. Molto bene. Adesso io metto la luce dietro il mio dito, in questo modo il mio dito sarà un qualcosa di facile, facilmente, insomma, visibile e facilmente seguibile dal suo occhio. Tutto ciò che deve fare è dirmi quando questo va fuori dalla sua vista e devo vedere la sua vista, i suoi occhi che seguono questo. Di lato, continua a seguirlo.
e di alzare la palpebra. Anche qui. Mi dica quando entra. Benissimo. Mi dica quando entra. Benissimo. Esame non mi servirà nessun tipo di strumento, mi servono semplicemente le mie mani. Ho bisogno che lei chiuda un occhio. Molto bene. E mi deve dire i numeri che vede, ok? E ora insieme. Molto bene, l'altro occhio, e di nuovo sì, sono solo uno e due, è proprio una cosa immediata, ok. Molto bene, puoi riaprire anche quest'occhio. D'accordo, mi segno. Anche questo. Benissimo. Adesso per controllare invece il nervo ottico mi servo di un oggetto rosso che è completamente casuale. Cerchio, ok? Adesso lei mi deve dire se passando questo oggetto da destra a sinistra lei vede che la saturazione del rosso, infatti questo serve per misurare se c'è desaturazione del colore rosso, se il colore rosso per caso diventa più chiaro o più scuro man mano che l'oggetto passa, ok? Ne comincio. Molto bene. Adesso anche. Ok, niente. E ancora. Adesso mi chiudo un occhio e rifacciamo. Mi dica se. Ok, né più chiaro né più scuro. Ancora. Molto bene. L'altro occhio. Ancora, né più chiaro né più scuro. Dall'altra parte. Ok. Adesso apro tutti gli occhi. E stessa cosa, mi deve dire se cambiando posizione di questo oggetto rosso lei vede se per caso il rosso diventa più chiaro o più scuro. Ancora un attimo, nulla. Adesso guardi un attimo, si concentri sul mio naso e di nuovo nulla. Un attimo questo
e nell'altra. Adesso tutti e due gli occhi aperti. Molto bene. E ancora. Adesso io andrò a sentire la pressione sulle sue palpebre, d'accordo? Anche sotto l'occhio, sull'occhiaia. Benissimo. Adesso prendo anche il mio stetoscopio, un secondo. Adesso mi serve misurare anche la pressione e con più vascolarizzazione, quindi per aumentarla, per far diventare la faccia paonazza, tutta rossa, lei mi deve mettere la testa in basso, tappare il naso, chiudere la bocca così e però soffiare come se dovesse gonfiare un palloncino, ok? Quindi testa in basso. Bocca chiusa e si sforzi perché deve appunto venire il viso un pochino rosso. Benissimo, basta così. Adesso vado di nuovo a sentire la pressione. Chiudo gli occhi. Molto bene, perfetto. Mancano veramente poche cose. Devo solo misurare, controllare la forza della sua muscolatura del viso attorno agli occhi, soprattutto. Allora, per la forza, lei deve prima alzare le sopracciglia bene. Sopracciglia corrucciate così e cercare di alzarle, di sbloccarle.
Molto bene. E adesso invece strizza le palpebre, chiudi gli occhi fortissimo, fortissimo, fortissimo. Io cercherò di aprirli. Ok, bene. Sì, abbiamo molta più forza in quei muscoli di quanto crediamo, infatti. Non so se le è mai capitato di provare a dare delle gocce a un bambino, a una persona che non ha intenzione di farsi mettere quelle gocce negli occhi. Non c'è verso. Non c'è assolutamente verso. Finiamo con la sensibilità facciale. Adesso le farò tre tocchi leggeri sulla fronte, sulle guance e sul mento, e mi dovrà dire se la sensazione è uguale o se è diversa, lo sente più leggero da una parte. Molto bene, adesso lo vado a fare anche col diapason. Musicista, che meraviglia, che strumento, oboe, meraviglioso. Sì, ho un paio di amici che hanno suonato questo strumento, veramente stupendo. Tra l'altro in orchestra si sente, riesco sempre ad ascoltarla, a distinguere. Allora, noi qui abbiamo finito e mi segno le ultime cose. Siamo a posto, i risultati ne arriveranno tra un paio di giorni e magari, anzi qua sicuramente dovrà fare un altro esame, non so se con me, ok, però nulla di grave, solo per approfondire. Benissimo, ma io ringrazio lei. Arrivederci.